Amici sportivi di Teleponte, buon pomeriggio e bentornati a Serie D in Gol. Anche la 21esima giornata nel girone F è scivolata via. E allora andiamo a vedere i risultati di questo turno di campionato. Avezzano Chieti 2-0, Campobasso Jesina 1-0, Castelfidardo Samb 1-3, Fano Isernia 0-0, Fermana San Nicolò 1-4, Giulianova Agnonese 1-0, Matelica Folgore 3-0, Monticelli Recanatese 0-1, Vispesaro Amiternina 2-1. La classifica. Samb 51 punti, Matelica 42, Fano 41, San Nicolò 34, Campobasso 32, Jesina 30, Recanatese 28, Avezzano, Fermana, Isernia e Monticelli 27, Chieti e Folgore 26, Vispesaro 22, Castelfidardo 20, Giulianova 18, Agnonese 17, Amiternina 17. Benissimo, allora andiamo a vedere la giornata fortunata delle abruzzesi, cominciando dal San Nicolò. Il San Nicolò che ha vinto contro la Fermana per 4-1 in trasferta. Poi andiamo a vedere la vittoria del Giulianova sull'Olimpia Agnonese, vittoria fondamentale per i giugliesi in chiave salvezza. Subito dopo il derby Avezzano-Chieti, vinto dall'Avezzano per 2-0, gli marsicani hanno fatto letteralmente fuori anche l'allenatore Ronci, perché dopo la partita il trainer dei neroverdi ha dato le sue dimissioni irrevocabili. Vediamo questi tre servizi, restate con noi perché dobbiamo vedere tanto altro. Lo scontro tra Fermana e San Nicolò se lo giudica la formazione abruzzese, che torna così a vincere in trasferta dopo un'astinenza che durava dal 25 ottobre, nona giornata, 3-0 in casa del Giulianova. Vittoria pesante della compagine di mister Epifani, che affermo conferma di essere un ottimo gruppo, capace di giocare un buon calcio. Per il San Nicolò un inizio di girone di ritorno senza dubbio positivo, come stanno a dimostrare i 10 punti conquistati in 4 gare. I tempi bui, cioè l'ultima parte del girone d'andata in cui il San Nicolò ha collezionato solo 3 punti in 7 gare, sembrano oramai alle spalle. Con la vittoria di oggi gli abruzzesi salgono a 34 punti, consolidando il quarto posto. La Fermana, dopo una scia positiva di 4 giornate, si arrende davanti ai propri tifosi. Meriti del San Nicolò a parte, non è stata una prestazione brillante quella offerta dai canarini, che rimangono a 27 punti con Isernia, Monticelli e Avezzano, ad un solo punto da play-out. Andiamo alla cronaca. Al secondo minuto Degano conquista palla sulla tre quarti campo, avanza qualche metro e fa partire un rasoterra da fuori aria che si spegne al lato della porta difesa da calore. Al terzo minuto l'ex Terrenzio prova la conclusione dalla distanza, tiro troppo lento per impensierire Olzac che para senza problemi. Al nono minuto Bucchi allarga Massetti che entra in area, controlla e tira di sinistro, ma Olzac blocca il pallone. Al dodicesimo minuto, Chiacchiarelli, su calcio piazzato dalla tre quarti, prova a sorprendere Olzac tirando direttamente in porta e il pallone sfiora il palo alla sinistra del portiere canarino. Al ventesimo minuto il San Nicolò passa in vantaggio. Punizione di Chiacchiarelli, brighi in area e abile a sfruttare una palla vagante e in acrobazia insacca. Il difensore, dopo aver infilato i canarini nella gara di andata, si ripete anche a fermo. Nell'occasione c'è stata qualche protesta da parte di alcuni giocatori della Fermana per un presunto tocco di mano da parte di un giocatore abruzzese. Al ventunesimo, Chiacchiarelli, dal limite dell'area, prova la gran botta, tiro ribattuto dalla difesa canarina. Al ventiduesimo, la Fermana coglie il pari, complice una disattenzione difensiva del San Nicolò. Pretara dà la palla a Terrenzio, che in controtempo non riesce a stoppare il pallone. Molinari è in agguato e con un tocco felino beffa calore. Al 25esimo minuto Bucchi entra in area, ma la sua conclusione di sinistro viene murata da Carrieri. Al 25esimo raddoppio del San Nicolò con Merlonghi, che scatta su sospetta posizione di offside, controlla e di destro a tu per tu con Olzac lo batte tra le proteste del pubblico. Al 34esimo punizione in favore della Fermana. Lo specialista Degano si appresta alla battuta, ma la palla finisce alta.
al 38esimo minuto, grande gol del San Nicolò che arriva dopo una bella azione. Chiacchiarelli dallo spigolo destro dell'area di rigore insacca l'incrocio dei pali. Al 42esimo Iotti si accentra, prova al sinistro, ma la sua conclusione è completamente fuori misura. Al 43esimo azione di rimessa del San Nicolò. Chiacchiarelli appoggia a Merlonghi, il cui tiro viene ribattuto da Carrieri. Sul capovolgimento di fronte, Degano prova di potenza, ma al suo destro è deviato in corner. Passiamo al secondo tempo. Al terzo minuto, Degano su calcio piazzato centra la barriera. Al quinto, Iotti entra in area. Donatangelo lo contrasta e il giocatore fermano va a terra, tra le forti proteste dei tifosi canarini. All'ottavo minuto Bucchi salta Carrieri, entra in area e fa partire un diagonale di destro che viene corretto in rete da Chiacchiarelli appostato sul secondo palo. Il San Nicolò chiude virtualmente la partita. Questa volta l'errore è tutto nostro. Al 13esimo minuto girata in area di Molinari, palla ribattuta dalla difesa ospite, riprende Degano che mira il secondo palo e la palla sfiora il bersaglio. Dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Importante vittoria per il Giulianova che riesce a battere per 1-0 l'Agnonese e lascia così l'ultimo posto in classifica. I giallorossi riescono a ottenere i 3 punti grazie alla rete arrivata al 29esimo del secondo tempo di Pellecchia, una rete che vale tantissimo e che soprattutto regala alla formazione giallorossa una vittoria che permette di continuare a sperare nella salvezza. In realtà il primo tempo è decisamente avaro di emozioni, Agnonese più in palla, Giulianova sicuramente più in difesa. Nella ripresa la prima occasione è tutta dell'Agnonese, al 15esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, campanella di testa non c'entra la porta. Il Giulianova cresce minuto dopo minuto grazie anche ad alcune modifiche tattiche e dopo un gol divorato al 19esimo da Alessandroni, da 2 passi tutto solo svirgola e testa, arriva quello che abbiamo già visto, il gol vittoria al 29esimo grazie a Pellecchia che approfitta dello scontro tra 2 difensori avversari e con un pallonetto scavalca Mancino in uscita realizzando l'1-0 che vale 3 punti preziosi, l'1-0 che dà speranza e che manda al tappeto un'Agnonese troppo brutta per essere vera. Un gol per tempo, l'Avezzano si aggiudica meritatamente il derby contro il Chieti. Non è stata una bella partita, ma il fondo dello stadio dei Marsi oggi non consente di più. E poi non bisogna dimenticare che probabilmente in questa circostanza i punti in palio erano più importanti dello spettacolo. Giudizio confermato a fine gara anche dal tecnico Lucarelli, stanco di ricevere tanti consensi e pochi punti, così come nelle ultime 2 partite è accaduto contro il San Nicolò e la San Benedettese. Avezzano più cinico, Chieti più arruffone e con pochissime idee. Assenze importanti da una parte e dall'altra, con i biancoverdi che dovevano rinunciare a Menna e Felli e con gli ospiti privi di Dos Santos. Ronci e Lucarelli si sono adeguati e hanno cercato di tirar fuori il meglio da quelli che avevano a disposizione, ma è innegabile che Dos Santos per il Chieti rappresenta in pratica l'intero reparto avanzato. Tifoserie che si affrontano a suon di sfottò, ma senza passare mai la misura di una civile convivenza, esattamente come dovrebbe avvenire ogni domenica in tutti gli stadi. Gara non bella tecnicamente, dicevamo, e alla fine l'arbitro Cattaneo di Civitavecchia avrà fischiato almeno una 40ina di calci di punizione, perché con un terreno come quello del vecchio stadio dei Marsi, già solo tenersi in equilibrio è un successo. Chieti, che inizialmente prende in mano il pallino del gioco e protesta per questo atterramento di Fiore in area dell'Avezzano, ma l'arbitro è ben piazzato e non ha dubbi. Ancora Fiore, protagonista al 14esimo, quando riceve palla da calcio piazzato, si gira e conclude, ma Davino è piazzatissimo. L'Avezzano sta sulle sue, ma non appena mette la testa fuori dal guscio fa male all'avversario. È il 19esimo minuto, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Censori in buca per il robusto Di Curzio, che vince il contrasto con l'avversario diretto e fa secco Romaniello con un preciso diagonale basso. Avezzano 1, Chieti 0. La risposta dei neroverdi è affidata al destro di Riccucci, ma Davino non si fa sorprendere e blocca a terra sicuro.
Un minuto dopo l'Avezzano rischia la capitolazione quando su un pallone partito dalla bandierina del corner si crea un mischione che viene risolto da Venditti con un colpo di testa che vale quanto un gol all'attivo. L'Avezzano se la cava solo con un po' di spavento e niente più. L'ultima azione degna di nota del primo tempo è ancora di marca ospite, il colpo di testa è di Varone, ma manca la forza necessaria e Davino intercetta anche stavolta senza problemi. La ripresa non è molto diversa dai primi 45 minuti, anche perché l'Avezzano può contare sul prezioso vantaggio siglato da Di Curzio e ovviamente preferisce giocare di rimessa. Al secondo minuto, su una classica ripartenza, Puglia crossa per la testa di De Santis, che colpisce troppo fiaccamente e poi commette anche fallo. C'è tanto da fare anche per il direttore di gara e i calci di punizione non si contano più. Al 26esimo c'è una bella giocata di Di Curzio che penetra in area dalla destra e mette all'indietro per l'arrembante Bisegna, sul cui sinistro Romaniello compie un'autentica prodezza, deviando con lo stinco il pallone destinato in fondo al sacco. Ma poco più avanti l'estremo nero-verde rovina tutto il ben fatto con una uscita assolutamente scellerata sul calcio di punizione arcuato di Bisegna. Di Curzio ringrazia e di piatto destro deposita tranquillamente nella porta ormai vuota e per il Chieti è la fine di tutti i sogni. Sul doppio vantaggio i marsicani possono giostrare a piacimento e sul finire della partita per poco non segnano ancora con Ndiaye che in pieno recupero penetra in area ma viene stoppato in estremis da Romaniello con una uscita precisa nel modo e nel tempo. Qualche scaramuccia fra Del Grosso e il secondo dell'Avezzano al rientro negli spogliatoi, ma poi gli animi si calmano e tutto torna tranquillo. Per l'Avezzano parlano il presidente Parris, l'allenatore Lucarelli e Gabriele Puglia. Per il Chieti, l'addetto stampa Piero Vittoria comunica che i neroverdi sono in silenzio stampa e nessuno è autorizzato a rilasciare dichiarazioni. All'esterno qualcuno ipotizza una serata difficile per il tecnico Ronci, ma le decisioni, se tali saranno, verranno prese forse domani. Ed eccoci nuovamente insieme come promesso e ora continuiamo il nostro viaggio in questa 21esima giornata di campionato. Continuiamo con Campobasso Jesina 1-0, poi Castelfidardo Samb 1-3, la San Benedettese sempre più schiacciasassi di questo campionato. Poi andiamo a vedere Matelica Folgore 4-0 e infine Monticelli Recanatese 0-1. Bene, prima di salutarvi voglio farvi vedere il prossimo turno nel girone F di Serie D. Eccolo qui, Amiternina Giulianova, Avezzano Castelfidardo, Chieti Campobasso, Folgore Isernia, Jesina Matelica, Agnonese Fermana, Recanatese Fano, Samb Vispesaro e San Nicolò Monticelli. Benissimo, a me ora allora non resta che salutarvi, arrivederci alla prossima puntata. Il Campobasso in un sol colpo supera in classifica la Jesina e rimette nel mirino i play-off, unico obiettivo rimasto per la stagione in corso. Al Selvapiana decide una rete dell'ex Gabrielloni che sbroglia in area piccola gonfiando la rete. Il terreno di gioco è stato spalato a tempo di record dopo una settimana caratterizzata in Molise da una spessa coltre di neve e ghiaccio. Poi, prima del fischio iniziale di D'Aquino di Roma, l'omaggio della società di casa alla punta Giuseppe Todino per le 200 presenze in maglia rosso-blu. In portagrillo in difesa Gattari e Ferrani centrali, ai lati Lenucci e Di Pasquale. Grazioso Lanzillotta e Rinaldi in mediana, avanti il tridente Alessandro Todino-Gabrielloni. Per la Jesina Tavoni tra i pali, retroguardia composta da Fatica, Tafani, Calcina e Carnevali, a centrocampo Arati, Compagnucci e Cardinali, in prima linea Trudo Ragazzu e Sassaroli. Lanzillotta apre le danze al quinto, la conclusione del centrocampista da fuori area si spegne al lato del portiere Tavoni. Il Campobasso con Gabrielloni ci riprova dopo il quarto d'ora. L'attaccante irrompe con la mano sul traversone di Alessandro. Rete annullata e cartellino giallo per il numero 11 di casa. Al ventesimo l'estremo marchigiano Tavoni spedisce in angolo una conclusione ancora di Gabrielloni servito in area da Alessandro. Il risultato non si sblocca per i lupi di Mister Favo. Si gioca in una sola metà campo ma la retroguardia della Jesina è sempre ben concentrata.
senza particolari problemi la sberla di Rinaldi. Solo al minuto 42 esce fuori dal guscio la formazione ospite. Spettacolare ma improduttiva la rovesciata dell'ex Termoli Ragazzu. Grillo è attento e respinge. Reti inviolate al termine del primo tempo. La seconda frazione ricalca quanto visto nei primi 45 minuti. Rinaldi non c'entra per questioni di centimetri lo specchio della porta dalla distanza. I molisani premono incessantemente, la Jesina è rintanata tutta all'indietro. La gara viene decisa al quarto d'ora, sugli sviluppi di un angolo battuto dall'Anzillotta, Gabrielloni è più lesto a intercettare il cuoio e porta in vantaggio i suoi. Nulla da fare questa volta per Tavoni che capitola. Nella restante mezz'ora di gioco i locali controllano senza problemi il ritorno neanche troppo convincente di Trudo e compagni. Grillo rimane inoperoso, infruttuosi cambi di Bugari che getta nella mischia nel finale Frulla e Alessandroni per Cardinali e Ragazzu. Aquino e Tascini sul fronte rossoblu danno invece respiro a Todino e Gabrielloni. Atmosfera delle grandi occasioni al Galileo Mancini. Il Castelfidardo riceve la capolista Samba in un derby molto sentito per opposte motivazioni. I fidardensi sono chiamati a disputare la partita perfetta per riscattare un periodo molto deludente sul piano dei risultati. La capolista Samba vuole tenere a distanza le dirette inseguitrici Fano e Matelica rispettivamente a meno 8 e a meno 9 dai rossoblù di Ottavio Palladini. Il Castelfidardo si affida al fattore campo, al Mancini i biancoverdi hanno raccolto 16 dei 20 punti in loro possesso fino a questo punto del campionato con appena 6 reti incassate. La Samba oppone un rendimento esterno dal rullo compressore con 8 vittorie e un pareggio lontano dalla Riviera delle Palme. Due squadre che appena due stagioni fa salivano a braccetto sull'altare della Serie D. Oggi lo scenario è ben diverso. La Samba domina il campionato e progetta il grande salto fra i professionisti. Il Castelfidardo annaspa nei bassi fondi della classifica con la miseria di un solo punto racimolato nelle ultime 4 partite. Mister Bolzan schiera un 4-2 fantasia con Belelli, Castellana, Capparuccia e Mapelli davanti a Chiodini, Bacchiocchi e Pigini davanti alla difesa, poi 4 elementi in continuo interscambio di posizione per non concedere riferimenti alla retroguardia rossoblù, nella fattispecie Balloni, Trillini, Liberati e Ganci. La Samba, orfana di due pilastri come Sabatino e Palumbo, si dispone con il 4-3-3, tridente offensivo con Titone e Pezzotti ai lati di Sorrentino, asse centrale composto da Barone, Baldinini e Raparo, difesa con Pettinelli, Salvatori, Casavecchia e Flavioni davanti a Pegorin. Dirige D'Ambrogio della sezione di Frosinone, splendido il colpo d'occhio sugli spalti con oltre 400 tifosi arrivati da San Benedetto del Tronto. Negli ultimi due precedenti una vittoria per parte, nel torneo di eccellenza 2013-2014 2-1 per il Castelfidardo di Mobili che inflisse l'unica sconfitta stagionale alla corazzata rivierasca allora guidata da Mosconi. Nel 2014-2015 in Serie D successo rossoblù per 2-1 con la doppietta di Tozzi Borzoi che ribaltò il vantaggio castellano siglato da Severini. In entrambe le sfide la squadra che ha aperto le marcature ha poi finito per perdere la contesa, una funzione statistica che si è ripetuta anche nel duello odierno. La Samba inizia con ferrea decisione, al secondo tiro strozzato di Pezzotti dalla sinistra, Capparuccia rischia l'autogol ma Chiodini con reattività recupera il controllo della sfera. Al terzo la squadra di Palladini invoca il penalty su una conclusione di Baldinini dal limite dell'area, gli ospiti chiedono un tocco di mano non ravvisato dalla terna arbitrale. Al quinto Sorrentino ruba palla sulla tre quarti e innesca Titone, buono il lavoro sullo spazio stretto del numero 7 ospite ma la conclusione non crea patemi a Chiodini. Il Castelfidardo resiste alla sfuriata iniziale della Samba e al decimo si presenta al tiro con Liberati che avrebbe spazio a disposizione per avanzare ma opta per una conclusione frettolosa e imprecisa. La partita è maschia e molto gradevole, la Samba controlla il possesso palla ma il Castelfidardo è aggressivo su ogni pallone con il chiaro e naturale intento di togliere tempo e spazi alla manovra rossoblù. Al 14° punizione dalla destra di Pezzotti, Belelli libera di testa sui piedi di Raparo che raccoglie la sfera appena fuori dall'area e conclude, palla non distante dalla traversa. I padroni di casa non si limitano a contenere, al 16° Liberati dalla destra mette un pallone invitantissimo sul secondo palo per l'inserimento di Trillini che calcia largo alla sinistra di Pegorin. La Samb scricchiola sulle ripartenze biancoverdi.
Al 17esimo Ganci si invola sulla sinistra, rientra sul destro e conclude. Pegorin blocca. Il modulo flessibile ed imprevedibile del Castelfidardo crea più di un grattacapo alla retroguardia San Benedettese. In avanti la squadra di Palladini fa vedere ben poco in questo frangente della gara. Al 31esimo Balloni dalla destra serve Ganci. Geniale il velo dell'ex attaccante della Maceratese che premia l'inserimento in velocità ai Trillini. Bravo ad infilare di precisione Pegorin in uscita. Reazione nervosa e inconcludente della Samb che sente di aver smarrito le chiavi della partita. Al 40esimo timida conclusione dalla destra di Pezzotti, facilmente bloccata da Chiodini. Al 42esimo tentativo sbilenco di Flavioni dopo uno spunto di Titone sull'out di sinistra. Squadre al riposo sull'1-0 per il Castelfidardo, risultato sorprendente ma fino ad un certo punto. Primo tempo opaco della capolista di fronte a un Castelfidardo combattivo e ben organizzato, capace di replicare colpo su colpo alle iniziative rossoblù. Nella ripresa lo spartito cambia. Dopo appena 90 secondi su un angolo dalla sinistra di Pezzotti, Baldinini sul primo palo brucia tutti sul tempo e infila Chiodini sul palo lungo. Neanche il tempo di sistemarsi in tribuna per godersi la ripresa e la Samb ha già acciuffato la parità. Raggiunto l'1-1, la formazione ospite placa la sua furia e il Castelfidardo prova ad approfittarne. Al nono Castellana va in gol su un corner dalla sinistra, ma l'arbitro aveva già sanzionato una trattenuta in area San Benedettese, quindi l'azione non si può derubricare come gol annullato. Al 13esimo Trillini premia la sovrapposizione sulla sinistra di Mapelli, cross forte nel cuore dell'area di rigore non sfruttato dagli avanti biancoverdi. La Samb mantiene una supremazia piuttosto sterile, i ritmi della gara calano sensibilmente e in questa fase emerge la superiore caratura tecnica della squadra di Palladini. Il Castelfidardo paga il notevole dispendio di energie profuso nella prima ora di gioco. Al 28esimo Titone ruba palla a Capparuccia e appoggia dietro a Baldinini, tocco in orizzontale per Barone che parte in percussione centrale e fa secco Chiodini con un destro di rara precisione. Situazione ribaltata, 2-1 per la Samb. Palladini passa alla difesa 5, inserendo Conson per Baldinini, Bolzan replica con Minella e Ferri per Pigini e Liberati. Al 35esimo ancora un episodio da moviola in area San Benedettese. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Castellana trova il gol con una splendida conclusione volante che si infila sotto la traversa. L'arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente di linea, decisione da analizzare nel post-gara. Due minuti dopo, Raparo recupera palla e lancia in profondità Titone, che resiste ad una carica, rientra sul sinistro e fa secco Chiodini sul primo palo. È il gol della sicurezza per la Samb, che congela i tre punti con una micidiale ripartenza. Il Castelfidardo non molla orgogliosamente fino al termine. Al 43esimo Trillini dal fondo deposita un buon pallone in area di rigore, ma la difesa della Samb riesce a spazzare. Al 47esimo tacco di Ganci per Trillini, ma Pegorin in uscita bassa fa buona guardia. Finisce 3-1 per la Samb, che non incanta sul piano del gioco, ma dimostra una volta di più la sua concretezza in fase realizzativa e una forza caratteriale indistruttibile. La squadra di Palladini sfrutta il pari del Fano con l'Isernia e allunga a più 9 il vantaggio sulla seconda in classifica. Il rendimento esterno della Samb si conferma impressionante con la nona vittoria in 10 trasferte. Solito copione amarissimo per il Castelfidardo, 7 reti incassate nelle ultime 3 partite, tutte nei secondi tempi, segnale di una squadra che alla distanza cede sul piano atletico e mentale senza riuscire a reggere il peso di un gioco molto dispendioso. Anche gli episodi non arridono ai castellani, castigati al minimo errore dopo una prestazione comunque dignitosa e di enorme sacrificio. La classifica comincia a farsi angosciante per il team di Bolzan, che ha iniziato il 2016 nel peggiore dei modi. Un Materica agguerrito si riscatta subito dopo il passo falso della scorsa settimana, vincendo contro la Folgore Veregra nel suo primo derby del girone di ritorno grazie al 4-0 firmato dalla tripletta di Giovanini e dal rigore realizzato da Pesaresi. Un risultato pesante quello della squadra di Clementi, che torna a gioire davanti al proprio pubblico con un successo rotondo e meritato, favorito dal gol a freddo del giovane attaccante biancorosso che porta in vantaggio i suoi dopo appena un minuto. Inutile negare come nella squadra di Zaini si siano fatte sentire le assenze di Arcolai, Padovani e Mandorlini. Cronaca. Squadra in campo col 4-3-3, nel Materica la novità è Iachetta in attacco dall'inizio al posto di Pesaresi.
pronti via e dopo appena un minuto i padroni di casa festeggiano il vantaggio. Sulla punizione di Borghese riceve palla Giovannini che avanza a destra e con un preciso diagonale spedisce alle spalle di Marani l'1-0. Gara subito in discesa dunque per i padroni di casa, ma non si fa attendere la risposta della Folgore. Al terzo con Gentile che tiene palla in area avversaria si libera di Boscovic andando alla conclusione che Nobile respinge per poi essere spazzata da Perfetti. Materica ancora pericoloso al settimo con Moretti, ma davanti alla porta il centrocampista tira addosso al portiere ospite. Il gol è solo rimandato, perché al 17esimo Iachetta serve in area Giovannini che si fa spazio nella difesa avversaria e va ad infilare il 2-0. Sulla punizione di Esposito al 21esimo Boscovic di testa non ci arriva di un soffio. Quindi si fa vedere la Folgore al 25esimo con Pedalino che impegna Nobile. Al 28esimo è ancora la Folgore, pericolosa in avanti, ma Nobile in uscita arriva sulla propria tre quarti campo evitando la ripartenza ospite e salvandosi ancora. Gli ospiti provano a sfruttare un calcio di punizione al 38esimo. Fuschi risponde di testa superando Nobile, ma la sfera finisce fuori. In pieno recupero il Materica perde Moretti a causa di un brutto infortunio al ginocchio che costringe al cambio il tecnico Clementi che fa entrare al suo posto Francesco Esposito. Nella ripresa al 55esimo il Materica ci prova con uno schema da punizione. Esposito serve in area Iachetta che cerca Boscovic, ma la sua conclusione non è impeccabile. Passano solo due minuti, al 57esimo Esposito serve un assist perfetto per Giovannini che scatta sul filo del fuorigioco e con un pallonetto beffa Marani segnando il 3-0. La Folgore accusa il colpo pur provando a non darsi per vinta. Lo fa con Sbarbati in contropiede al 65esimo che spedisce la sfera ad accarezzare il palo. Poi ci riprova Pedalino al 77esimo, ma Nobile non si fa sorprendere. Anche Perfetti prova a fare gol all'81esimo quando con una bella giocata avanza da solo e cerca la conclusione in area che finisce di poco fuori. Quindi all'89esimo Francesco Esposito è atterrato in area da Radchenko che si guadagna il giallo e regala il rigore ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta Pesaresi che non sbaglia mettendo a segno il definitivo 4-0. Il Materica torna insomma a sorridere e si riappropria del secondo posto approfittando del pareggio del Fano. Unico neo della giornata per i biancorossi è rappresentato dall'infortunio di Moretti per il quale si prevedono tempi lunghi. Per la Folgore la sconfitta pesa tanto da farla sprofondare nei play-out ed è necessario invertire la marcia per evitare inutili sofferenze. Monticelli e Recanatese scendono in campo allo Stadio del Duca per la 21esima giornata del campionato di Serie D Girone F. Mister Stallone deve fare a meno dell'esperto Alievici in mezzo al campo. In avanti non rinuncia però al tridente composto da Petrucci, Galli e Margarita. In mezzo ci sono Poli, Traini e Gesuè. In difesa Canali, Monaco e la coppia centrale formata da Sosi e Adamoli. Partono forte gli ospiti giallorossi di mister Meco Monaco con Mariani, pallone per il numero 10 Murano, conclusione col destro rasoterra, Fasuo il pallone, Mecca, portiere del Monticelli, classe 96. Ancora Mariani, molto attivo sulla sinistra, la palla per Angelilli, parte questo traversone col pugno, rinvia Mecca, soffre la squadra di Stallone nella fase iniziale del match. Più pimpante la Recanatese, reduce dal successo per 1-0 contro la Vis Pesaro. Si fa vedere in avanti la squadra di Stallone, lancio di Margarita per Galli che controlla bene, poi questo sinistro interessante di poco a lato. Calcio piazzato per i Leopardiani, ci prova il numero 5 Cianni, classe 84 argentino, e attento Mecca e fa su alla sfera. Sempre i giallorossi con questa iniziativa sulla destra, il pallone arriva al numero 9 Miani steso. Da Capitan Sosi al limite dell'area arriva l'arbitro De Girolamo ed estrae il cartellino rosso diretto. Svolta del match, si dispera il numero 4 biancazzurro e Monticelli in 10 già alla mezz'ora del primo tempo. Deluso in panchina, mister Stallone sa benissimo che ora sarà dura fare il risultato con l'uomo in meno. Il piazzato di potenza di Murano fa scudo alla barriera biancazzurra e si salva la squadra scolana. È dura ora per il Monticelli con la Recanatese che preme sull'acceleratore. Sempre Mariani sull'out di sinistra, occhio a lui, prova a contrastarlo. Poli, parte questo cross beffardo, Mecca sbaglia
e la Recanatese passa in vantaggio al minuto 41 con il gol del numero 8 Mariani, classe 1992, Palombella Maligna, un cross che diventa l'azione vincente di giornata. Abbracciato dai suoi, Recanatese in vantaggio e Monticelli sotto di un gol e sotto di un uomo. Nel finale sempre la squadra di Meco Monaco, con questa iniziativa sulla destra di Gallo, parte un tiro cross e Poli rischia l'autorete. Si passa alla ripresa con il Monticelli che ha il dovere di fare la partita, ma è dura contro una Recanatese in giornata e soprattutto con l'uomo in più. Continuano ad attaccare i giallorossi. Molto vivo sulla destra Angelilli, parte questo traversone, allontana in qualche modo Poli, poi solita bordata di Cianni, pallone si impenna sulla traversa, sempre Recanatese, ancora Cianni, dentro per Miani, conclusione col mancino a lato. Fatica il Monticelli a tenere botta e si può distendere la squadra ospite. Qui si invola Angelilli, arriva in area di rigore, destro incrociato che sfiora il palo più lontano. Si dispera il numero 11, classe 1990, sempre la Recanatese a menare le danze. Cross di Gallo, incornata di Miani, e Recanatese vicino al raddoppio con il suo bomber, già 10 gol in campionato. Si fa vedere sulla sinistra Shongo, giovane 96, traversone per Angelilli che controlla la sfera, poi lo scarico per la botta di Cianni col mancino. Mecca stavolta è bravissimo e salva il Monticelli. La squadra di Stallone rimane comunque sempre con le tre punte, ma la Recanatese in contropiede micidiale. Qui Murano colpisce un palo clamoroso tutto solo in aria e stavolta Mecca si salva con la forza della disperazione. Biancazzurri in avanti, qui Galli per Petrucci, lob interessante col mancino che finisce di poco alto sul legno centrale. Grande chance per il numero 7 biancazzurro, oggi però non al meglio. Sulla sinistra c'è Murano, molto vivace per l'inserimento di Cianni, cross basso, rischia l'autorete ad Amoli in spaccata. Margarita sull'auto di sinistra, le sue finte, poi lo scarico per Monaco, cross basso, Galli non riesce nella deviazione vincente, forse un fallo ai danni del bomber biancazzurro da parte di Patrizi, ma l'arbitro De Girolamo lascia correre. Chance finale con Margarita su calcio piazzato, con il pugno allontana Verdicchio. Termina con l'ottava sconfitta stagionale per i Monticelli, che rimane a quota 27 punti in classifica, sorpassata proprio dalla Recanatese.